Ciao a tutti, bentrovati a un nuovo video della pizza fatta a mano, ma della pizza fatta a mano in trasferta. Come vedete, infatti, mi trovo in un ambiente completamente diverso. Sono in Svizzera e ci sarò per 2 settimane per lavoro. Sono in questo mini appartamento davvero graziosissimo, tra poco poi ve lo mostrerò. E ovviamente in queste 2 settimane non potrò fare a meno, uno, di mangiare la pizza, due, di fare la pizza. Comunque, questa è la mia graziosissima casetta svizzera, piccolissima. Io dormo qui sopra, ma come potete vedere la cucina non c'è, quindi il video in realtà non si può fare. Cos'è questa cosina? Siete pronti? Vi porto in un altro mondo. Laboratorio sotterraneo. Non è semplicemente fantastica questa cosa? Dunque, devo dire che c'è questa scaletta che però è pericolosissima. Ok, scenderò cercando di non ammazzarmi e vi faccio vedere, stavo morendo, la mia graziosissima cucina svizzera. Mi sembra di essere nel laboratorio segreto di Batman. Io ho dato solamente un'occhiata veloce, a questo punto dobbiamo vedere le caratteristiche del grande protagonista, capire cosa potremo fare in questo. Il forno, allora, innanzitutto è molto piccolino, ma questo, tutto sommato, c'è anche una teglia perfetta. E tutto sommato, il fatto che sia piccolino non ci dispiace più di tanto, ma andiamo a vedere a che temperatura arriva. Ok, ventilato. Vediamo la temperatura alzando a che cosa arriva. No, 2,30, no. Ma è un disastro! Grilla, e meno grilla più su. No! Ok, sarà una bella sfida. Ok, capito che la temperatura del forno è pessima perché arriva a 230 gradi. E allora, questa temperatura di 230 gradi mi dice qualcosa di più sul tipo di impasto che devo fare, perché mi sa che dovrò fare un impasto ad alta idratazione, forse, perché dipenderà tanto da che farina troverò al supermercato. E quindi a questo punto dovrei dare un po' un'occhiata a che utensili ci sono nella cucina. Vediamo questo mob. Allora, no, qui ci sono solo questo, direi di no. Allora, qui c'è un cassettone. Ah, ecco qua. Allora, vediamo un pochetto, vediamo un po', vediamo. Allora, questa ciotolina per impastare potrebbe, per una pizza può bastare, su. Vabbè, di utensili qui per c'è una frusta, e però il grosso problema è che non c'è una bilancia. Oh, aspetta, forse questa è una bilancia. Ah, oh, no. E a questo punto dovrò poi andare al supermercato. Vi faccio vedere quando vado al supermercato, vediamo un po' che farine trovo. E non lo so, io non mi ricordo se in Svizzera indicano la forza delle farine, ma non credo proprio. Vediamo un po' quello che riesco a trovare tra farina, lievito. E mozzarella e pomodoro saranno le cose più difficili. Non lo so, forse ci vado già adesso. Sto risalendo dagli inferi. Se nel supermercato svizzero non, diciamo, prendono male il fatto che abbia un telefono in mano che riprenda, vediamo, faccio anche il video della spesa. Eccoci qui, benvenuti alla Coop della stazione di San Gallo, che non è grandissima, c'è anche un cagnetto. Ma è l'unica aperta di domenica, faccio la spesa oggi, che è domenica. Allora, questa cosa che io adoro, hanno una panetteria fantastica, piena di prodotti. Qui invece i latticini, qua vediamo se c'è la mozzarella, ma prima mi vorrei occupare della farina, che però devo trovare, vediamo un po'. Ok, ci siamo, le ho trovate, vediamo un po'. Dunque, qua in realtà sembra fare distinzione solamente tra farina bianca, semibianca e rustica, che credo che siano farine semi-integrali, integrali e raffinate, bianca 00. Mi ero illuso, qui avevo letto farina bigiallo, pensavo fosse farina per biga, ma ero contentissimo. Vediamo un po', allora. Questa in realtà sembra essere abbastanza forte, in effetti, 14 grammi di proteine. Come immaginavo, la forza non è indicata, e questa bianca invece è un 12 grammi di proteine. Come sapete, non si può ricavare la forza dalle proteine, però è un'indicazione.
Allora, qui c'è questa carinissima confezione da mezzo chilo che vorrei prendere perché non avendo la bilancia mi aiuterebbe già a dosare un pochino. Però visto che ha 12 grammi di proteine, io voglio fare alta idratazione perché il forno non ha una temperatura troppo alta. Quindi alla fine credo che prenderò questa e poi vediamo come dosarla. Ok, prendo questa e prenderò questa qua piccolina più debole. Vediamo un po' cosa ne viene fuori. Andiamo a cercare altre cose. Molto fortunato invece sul lievito, fresco, trovato al primo colpo. Benissimo. E qui ci sono anche i latticini. Ora questa è la nota dolente. Sebbene in Svizzera i formaggi siano ottimi, mozzarella e fior di latte, insomma. Dunque, c'è una Galbani mozzarella, 150 grammi, 1,95. E poi ci sono queste a marchio Pop, anzi no, queste senza lattosi. Qui c'è una mozzarella più asciutta e non mi sembra male. Insomma, dovendo scegliere tra queste, la disperazione totale. Questa cos'è? Mollini, fatta con latte svizzero. Addirittura c'è la mozzarella di cui fa la campana. Sinceramente io non so quale prendere. Secondo me una vale l'altra a questo punto. Proviamo questa Mollini, che ha anche un prezzo un po' più accettabile, 1,45. Mi sembra anche abbastanza soda al tatto, ma la metterò comunque credo un po' di cottura, vediamo. E siamo arrivati al pomodoro, addirittura qui ci sono dei cirio, anche pelati, e polpa. C'è anche un cirio pizza sauce, ma credo che sia già condita, sì, dentro c'è della cipolla. Quindi sai che prenderò una polpa, per prendere una polpa cirio. Una basterà a prezzo 1,50, una piccolina. Ne prendo due, giusto per sicurezza, poi magari mi serviranno anche per una pasta. Allora, eccomi qui, finalmente dopo qualche giorno dalla spesa che abbiamo fatto, sto avendo un po' di tempo per impastare finalmente la pizza. Allora, delle due farine che avete visto che ho acquistato, alla fine ho scelto di utilizzare questa, la più debole, perché ho scoperto che questa famosa farina bigia, che non sapevo cosa fosse, in effetti è un integrale. Quindi, non conoscendo bene la farina, non andrò a pelagarmi in qualcosa di strano con un integrale. Utilizzerò questa che sicuramente è una farina molto debole, se non molto comunque debole, ma utilizzerò questa anche per un altro motivo, perché come sapete non ho la bilancia e quindi parto da qualche certezza. So che questo pacchetto è già in mezzo chilo, quindi già a partire dalla certezza del peso della farina mi darà tante altre indicazioni. Poi per dosare l'acqua fortunatamente ho trovato questo bellissimo bicchiere in casa che è graduato ed è 0,20, quindi sono 200 grammi di acqua. E quindi questo mi aiuterà. Il lievito lo doserò, non avendo bilancia, in maniera praticamente geometrica. E dato che questa pizza lieviterà praticamente tutta in frigorifero, adesso vi spiegherò perché, utilizzerò 5 grammi di lievito fresco. Farò una lievitazione tutta in frigorifero e utilizzerò acqua fredda per impastare perché? Perché voglio provare, in maniera un po' folle, a idratare questa farina che è del tutto inadatta, all'80%, perché il forno che ho, come sapete, arriva solamente a 230 gradi, quindi devo cercare per forza di fare un'idratazione un po' più consistente. Non solo, ho scoperto anche che il forno non ha la resistenza sotto, quindi è un completo disastro. Ok, partiamo. Quindi inizio, utilizzerò quindi tutta la farina, doso il lievito, quindi come vi dicevo cercherò di tagliarlo geometricamente e di dosarlo in questo modo, quindi prima metà e lo divido ancora a metà e questo lo divido ulteriormente a metà e avrò circa 5 grammi di lievito. Quindi siccome voglio fare un 80% di idratazione, la farina è 500 grammi, metterò 400 grammi di acqua, quindi due di questi bicchieri. Un primo bicchiere sciolgo il lievito. Ok, e lo verso nella farina, lo riempio di nuovo. Ah, se vi state chiedendo perché ho detto acqua fredda e poi sto utilizzando l'acqua del rubinetto, è perché l'acqua qui viene fuori praticamente gelata. Ok, ora in quest'acqua andrò a mettere sale e olio. Per mezzo chilo di farina metterò circa 10 grammi di sale. So per esperienza che un cucchiaino pieno raso sono circa 4 grammi, quindi metterò 2 cucchiaini e mezzo di questi. E per l'olio
so anche per esperienza che un cucchiaio di olio sono circa 8 grammi di olio, 8-10 grammi, dipende un po' come si riempie. E verso anche tutta questa, allora vediamo cosa succede. Quindi mescolo, perché comunque sto tentando, sto azzardando a fare questo 80%, perché come vi ho detto lo farò maturare tutto in frigorifero e quindi il frigorifero un po' mi aiuterà ad ingannare l'assorbimento di questa acqua per questa farina che è totalmente inadatta. Allora cerco di mescolare il più possibile. In questa prima fase mescolerò solamente con il cucchiaio e non andrò ad inserire le mani. Raccolgo bene la farina dai bordi perché non ci deve essere più farina in giro. Controllo bene che non ci sia farina neanche sotto e che non ci siano pezzi di impasto che non siano ancora ben amalgamati. Ok, a questo punto mi fermo, anche se è molto, vedete, grezza. Non ho il mio amatissimo leccapentole, quindi cerco di pulire bene qui i bordi perché questa parte seccherà adesso nel frigorifero. Eccoci qua, è un pastellone, non è un impasto. Ma ci fermiamo, lo copro e lo metto in frigorifero a riposare per almeno mezz'ora. In realtà sfruttiamo i processi dell'autolisi. Ogni volta che facciamo un riposo con farina e acqua, in questo caso anche gli altri ingredienti, comunque stiamo facendo un processo di autolisi. Ok, lo metto in frigorifero mezz'ora a riposare. Ok, è passata mezz'ora e andiamo a vedere un po' com'è la situation. Allora, sulla superficie sicuramente non è cambiato molto. Ora vado un po' a staccarlo dalle pareti, ma prima di farlo mi bagno le mani ben bagnate, senza che gocciolino più, ma ben bagnate, e incomincio a staccare i bordi. E a questo punto, sempre con la mano un po' bagnata, vado a lavorarla da sotto in questo modo, quindi a creare un'azione meccanica, ma per un minutino, non di più, poi lascerò fare di nuovo ai riposi. E devo dire che sta reagendo abbastanza bene. Guardate, con già pochissimi, purtroppo qui con questo bianco, ecco, con pochissimi movimenti già come è diventata più liscia. Proseguo per qualche altro secondo. Basta, mi fermo così e gli faccio fare un altro riposo, sempre in frigorifero, di una ventina di minuti. Eccoci qui, trascorsi gli altri 20 minuti. L'impasto si presenta così, c'è sempre questa luce tremenda. Mi ribagno le mani, stacco prima dalle pareti. Qui si comincia a vedere che la farina non è molto adeguata. Ok, però vedete che è una struttura molto debole, appena faccio così vedete come si strappa subito. Ok, la rimetto in frigorifero solo per 10 minuti per farla rilassare un attimo e poi la metterò sul banco, faccio le pieghe, la chiudo completamente e poi la lascio riposare fino a domani. Quindi ultimi 10 minuti in frigorifero. Ok, ultimissimo riposo di 10 minuti fatto. Allora, mi aiuto con un po' di olio sul banco. Debolissimo, altro che... Ok, lo allargo un pelino. E insomma, deboluccio. E vabbè. Ma la farina è quella che è. Già è un miracolo che siamo riusciti a fare sta cosa. Ora gli do qualche piega di rinforzo e lo metto poi a nanna. Va bene così. Chiudiamo. E a posto. Fatto. Non è malissimo. E lo vado a mettere dentro. Ok, allora io ora lo metto in frigorifero a riposare per circa 24 ore. Durante queste 24 ore, nel caso voleste farlo anche voi,
andrò senza diciamo, una particolare regolarità, andrò a fare 2-3 cicli di pieghe. L'importante è che tra un ciclo e l'altro di piega passino almeno 2-3 ore. Quindi, per esempio, adesso lo metto in frigorifero, magari più tardi, quando mi ricorderò, tra 3 o 4 ore, farò nella ciotola stessa un giro di pieghe, magari uno ve lo faccio vedere, e lo ripeterò per 2 o 3 volte, sempre a distanza tra di loro di 3-4 ore. Ovviamente, se di mezzo c'è la notte, non dobbiamo alzarci la notte a fare il giro di pieghe, lo facciamo la mattina. Non deve essere ogni 4 ore, deve essere quando possiamo, con una distanza almeno di 2-3 ore tra i cicli di pieghe. Perfetto, vado in frigorifero a farlo riposare, ci vediamo per il primo ciclo di pieghe e poi ci vediamo domani. Ciao! Allora, sono trascorse circa 3 ore da quando ho chiuso l'impasto, quindi ora lo prendo e faccio un giro di pieghe. Vedete che la fermentazione è già partita. Mi bagno le mani e vado con le mani dentro la ciotola, delicatamente, non subito tutto in una volta. Lo piego su se stesso. Non contava, 2 e 3, basta 3 pieghe così e lo rimetto dentro. Ora lo rimetto in frigo e se ho tempo ripeterò questa operazione una o due volte ancora al massimo, in tutto 3 volte. Ci vediamo domani, ciao. Allora, eccoci qui, trascorse 24 ore più o meno. La situazione è questa, ho fatto in tutto ho fatto 2 cicli di pieghe, 2 giri di pieghe, spezzettati in queste 24 ore. Proverò, azzarderò a stendere sul piano e poi trasferirmi sulla teglia che già ho preparato oleata. È un azzardo perché appunto questa farina, essendo così debole, già idratata come non dovrebbe essere idratata, e vedete che è molto budinosa, veramente tanto. Non so quanto reggerà la stesura sul piano e poi sul trasferimento. E tra l'altro non ho neanche la farina di semola, quindi lo farò con una farina purtroppo normale. Andiamo a mettere la farina qui sopra. Ho dimenticato di dirvi che l'ho presa dal frigorifero direttamente. Non la allargherò tantissimo, ora devo cercare però di togliere tutta questa farina in eccesso. E ora per togliere questa farina, ho paura che soffierò e farò un macello. Finisco di togliere un po' questa farina soffiando. Finisco di allargare in teglia. Vediamo. Le orecchie alla pasta per farla andare bene qui. Ok, passa a condirla. Non ho messo tantissimo pomodoro perché so già che questa mozzarella che c'è qui tirerà fuori tanta di quella cotta. Vado con l'olio e ora ho preriscaldato il forno, udite udite, a 230 gradi, incredibile. Quindi solo ventilato, purtroppo vado ad inserirlo nel forno. Non ho neanche tante scelte tra sopra, sotto, perché tanto il forno è piccolino, come avete visto. Vado. Ok, sono trascorsi la bellezza di 18 minuti in questo forno. Allora, sopra la cottura in realtà è molto buona. Il problema, non avendo una resistenza giù, sarà il fondo. Vediamo un po'. Ora diciamo che è a metà cottura. Metto la mozzarella, ripeto, è poco pomodoro, ma va bene che sia così perché questa mozzarella tirerà fuori davvero tantissima acquetta. Ok, vado nuovamente in forno. Allora, raffreddato un pochino, ho aggiunto un po' di basilico. Alla fine la cottura sotto non è male, ora non posso proprio cambiare
capovolgerla. Ma si è cotta abbastanza. Ora andiamo a tagliarla, vediamo un po' come è venuta, se è venuta ben cotta, come è la struttura interna e via dicendo. Allora, finalmente siamo arrivati alla fine di questa avventura della pizza svizzera. Il risultato devo dire che è davvero buono, soprattutto considerando che il forno è solamente ventilato, che non ha una resistenza sotto, tutto sommato la cottura sotto non è male, vedete che però è un po' timida, diciamo così. E a questo punto secondo me devo assaggiarla e devo mangiarla. Mangio. È molto buona di sapore, non è croccantissima sotto, però è ben cotta, è ben alveolata, quindi non risulta né gommosa né umida, come vedete. Ovviamente il forno è quello che era. Questa piccola avventura svizzera della pizza, almeno per il momento, finisce qui. Spero che vi siate divertiti un po' con me a preparare questa pizza un po' tra tante difficoltà. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un bel like e magari un commento, e alla prossima pizza in Italia oppure chissà dove. Ciao!